Amici di Sportface, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato al running. Dopo aver parlato nelle scorse puntate con grandi campioni quali Giorgio Calcaterra ed Elisa Stefani, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi un altro grandissimo interprete delle maratone e delle ultramaratone. È veramente con grande piacere che do il benvenuto a Stefano Velatta. Ciao Stefano e grazie per aver accettato l'invito di Sportface. Allora, ciao Fabrizio, e grazie a te, grazie a Sportface per aver pensato a me questa sera. Bene, per quei pochi non addetti ai lavori che non conoscessero Stefano, una breve presentazione. Allora, Stefano Velatta ha detto il Puma. E dopo scopriremo il perché di questo soprannome. Atleta biellese, classe 1975, tesserato per la società Ligure dei maratoneti genovesi, specialista delle lunghe distanze. In carriera vanta tanti successi, tra cui possiamo citare 2 volte vittorioso alla 100 km delle Alpi, più notevoli piazzamenti in tutte le ultra più famose d'Italia. Ad esempio, ha vinto un'edizione della Sorrento Positano, piazzamenti d'onore alla 50 km del Gran Sasso, alla Scorrendo Coniglire, alla Strasimeno e così via, maratoneta di buon livello perché ha un personale di 2 ore e 30, di poco superiore alle 2 ore e 30 se non sbaglio ottenuto a Venezia, ha vinto tante maratone, tripletta Crevalcore, vittoria alla maratona di Calderara, vittoria pochi mesi fa alla maratona di Ragusa, una vittoria d'autorità in una delle poche gare che purtroppo si sono disputate quest'anno prima dello stop legato al coronavirus. Da ultimo, cosa non meno importante, grande specialista delle 6 ore. Ecco, questo tipo di gara, che è una gara molto particolare, non molto conosciuta, ma non per questo meno affascinante, non è una gara che vince chi arriva prima, ma è una gara che vince chi fa più chilometri appunto durante le 6 ore. E per darvi un termine di paragone, all'inizio del 2019, lo scorso anno, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, Stefano Velatta ha corso la 6 ore di Lucera percorrendo più di 85 km, se non sbaglio, che è un valore che per alcuni mesi è stato primato mondiale stagionale in questo tipo di specialità. Quindi questo ci dà un po' la misura della forza di Stefano in questo tipo di gare. Allora, Stefano, prima di iniziare la nostra chiacchierata, ti devo chiedere domanda un pochettino d'obbligo in questo periodo. Dove ti trovi, come stai e come stai trascorrendo la quarantena? Ma guarda, sto bene, senza nessun problema, fortunatamente. Mi trovo a casa, abito ad Andorno, provincia di Biella, 2 passi da Biella. E in questo periodo cosa sto facendo? Un po' come tutti, sto aspettando che arrivino tempi migliori. Speriamo che si riparta con il lavoro, perché siamo a casa anche da quello. Certo, E certo. niente, dai, stiamo con il buon umore, stiamo cercando di aspettare che arrivi finalmente, non dico la fine, ma insomma, appunto, un periodo Che vada un po' migliore, che meglio. vada un po' meglio, ecco. Ecco, intanto volevo ricordare a chi ci sta seguendo che se le cose funzionano bene, ho la possibilità di leggere dei messaggi, delle domande. Se qualcuno ha delle domande per Stefano, può cercare di farle e cercheremo eventualmente di leggere e di fargliele in diretta. Nel frattempo vedo che c'è già qualcuno che fa i complimenti per il tuo taglio di capelli, per cui Infatti direi che abbiamo su. non ho mai avuto i capelli così lunghi come in questo periodo, ma penso che sia un po' il problema un po' di tutti, Un po' un problema, tranne il mio, diciamo, però è un problema un po' di tutti. Senti Stefano, prima di iniziare a parlare di corsa, la gente in questo momento, negli ultimi anni, ti conosce soprattutto per le tue imprese podistiche, tu sei un grande atleta, eccetera, però forse non tutti sanno che tu nella tua vita hai praticato anche altri sport. E ben informati mi dicono che tu da giovane fossi un calciatore molto promettente, un attaccante talentuoso, ma un pochino non amante degli allenamenti, un po' indisciplinato. È vera questa indiscrezione che mi hanno dato Sì, è vera. Beh, io appunto nasco come calciatore. Io ho sempre giocato a calcio, ho iniziato da piccolissimo,
penso che già 3-4 anni prendevo a calci i sassi e le lattine, cioè come tutti, e nonostante venissi da una famiglia dove mio papà assolutamente non era un amante del calcio e non era uno sportivo. Avevo un mio zio molto appassionato di calcio, che anche lui molto talentuoso, e quindi magari per quello che mi ero appassionato, insomma, da piccolo al calcio. E sì, non ero amante degli allenamenti, cioè io il martedì e il giovedì facevo di tutto per evitare gli allenamenti, però la domenica mi presentavo alla partita, poi siccome ero bravino fortunatamente mi facevano sempre giocare, però non ero molto disciplinato. Bene. C'è chi mischia il sacro col profano, parla di tipo Inzaghi nel Milan, direi che magari stiamo esagerando un po', però era un attaccante veloce, vero? Sì, no, era un'ala sinistra, io sono un mancino, e il mio colpo, diciamo, di classe era la rovesciata, ho fatto tantissimi gol rovesciati, infatti quando ero giovane mi chiamavano Rovescigno. Addirittura, sì, addirittura. Vincevo tante coppe capocannoniere quando facevamo i tornei estivi, così, ma sempre insomma. Poi col passare degli anni sono riuscito, diciamo, prima del militare a fare qualche bel esordio, diciamo, nell'interregionale, però diciamo che era un'età un po' balorda, era un po' quell'età che se non ti facevano giocare non la prendevi tanto di buon occhio, quindi ecco, ero ancora un periodo non troppo disciplinato, e quindi diciamo che la mia carriera è finita poco dopo l'inizio del militare. Senti, veniamo adesso a quello che è venuto dopo il calcio, perché tra la parentesi del calcio in gioventù e quella, diciamo, più agonistica di runner adesso, c'è un periodo significativo della tua vita in cui hai praticato invece il ciclismo. Ecco, magari prima di parlare di running mi piacerebbe sapere che ricordo hai di quegli anni in cui tu ti sei dedicato con profitto anche al ciclismo, perché so che hai vinto anche delle gare a buon livello amatoriale, per cui mi piacerebbe sapere quali sono le tue sensazioni e i tuoi ricordi legati a quel periodo. Ma niente, guarda, il ciclismo è nato per caso, diciamo, perché mi hanno regalato una bicicletta, una mountain bike, e da lì ho cominciato a fare qualche giretto, perché dopo appunto la parentesi del calcio volevo comunque fare dello sport, e ho detto, ma perché no, andiamo a pedalare un po'. Poi mi superavano i ciclisti con la bici da corsa e mi asfaltavano proprio, no? E dicevo, ma cavolo, come fanno ad andare così forte e io vado così piano, no? Ho detto, devo prendere una bici da corsa. Prendo una bici da corsa, ma il risultato era uguale, cioè mi superavano al doppio della velocità. Allora lì ho capito che forse era meglio se magari smettevo di fumare, perché in quel periodo fumavo ancora, perché sì. Quindi ho smesso di fumare, mi sono cominciato ad allenare un po', non dico seriamente, perché insomma avevo già una certa età per il ciclismo, però insomma ho cominciato ad allenarmi un po', ho cominciato a prendere qualche consiglio, mi sono iscritto a una società sportiva che è la Pratese di provincia di Novara, che è una storica società di ciclismo, no? E da lì ho imparato qualcosina, ho cominciato a gareggiare e mi sono innamorato di questo sport, e quindi facevo 60, 65, 70 gare all'anno, sempre a livello amatoriale, logicamente, perché il ciclismo rispetto al podismo, ci sono due grosse differenze, che il podismo si può gareggiare anche con i professionisti e non c'è un'età per diventare o non professionisti, no? Perché che è un po' il bello del nostro sport. È un po' il bello del, ecco, perché quello che ti frega nel podismo è poi l'avanzare degli anni, ma per una cosa fisiologica, perché se io a 45 anni facessi il minimo per le Olimpiadi, insomma, nessuno mi potrebbe negare, no? Certo. La partecipazione alle Olimpiadi, come stanno facendo alcune donne che non sono più giovanissime, no? Invece certo. nel ciclismo ci va per forza, dopo mi pare i 23 anni non si può più essere tesserati, mi pare, per una squadra professionistica, comunque se non è 23 sono 25 anni, ma sono due mondi completamente diversi, cioè un amatore non può gareggiare con i professionisti, invece il bello del podismo è che anche noi amatori possiamo gareggiare con i professionisti. Certo. Quindi ecco, questa parentesi del ciclismo è stata una bella esperienza,
perché comunque mi ha dato tanto, mi ha fatto capire l'importanza degli allenamenti, cosa che nel calcio non avevo capito. Perché nel calcio, se notate, anche tanti ragazzi che giocano anche a buon livello comunque sono un po' indisciplinati, un po' come loro io, quindi gli allenamenti vengono un po' sottovalutati, c'è magari chi fa tardi il sabato sera, poi va a giocare la domenica, c'è chi magari fuma e beve e non dovrebbe. Invece, questo anche in Serie A. Ecco, infatti, invece secondo me, l'ho capito, poi il colpodismo che se bevi, se fumi, se fai tardi il sabato sera, difficilmente, no, poi si farà una bella prestazione la domenica, ma anche solo per arrivare all'arrivo, se non si può, non è immaginabile, no, di andare a fare una serata il sabato sera e poi fare una domenica una maratona ed arrivare sani al traguardo. Ecco. Certo. Quindi no, il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha fatto conoscere tantissima gente e tantissimi amici che avevo nel mondo del ciclismo li ho ancora adesso, anche se adesso pratico un altro sport. Senti, invece... diciamo che il passaggio dalla fase del ciclismo alla fase del podismo è un po' una conseguenza, diciamo, traumatica di una caduta avvenuta in una gara ciclistica, giusto? Sì, allora diciamo che il mio passaggio dal ciclismo al podismo è per due fattori. Il primo è senza dubbio questo, gli ultimi anni una serie di sfortune, incidenti, cadute abbastanza brutte, fortunatamente non gravissime, però cominciavo a capire che forse era meglio darci una regolata, e anche perché io non nascendo come ciclista, il mio handicap è sempre stata la discesa, quindi non ero capace assolutamente di andare in discesa, non ero capace a fare le volate di gruppo, anche se mi impegnavo e cercavo di imparare dagli altri, però se è uno sport di ciclismo che se non impari da giovane difficilmente, no? Impari alcune cose, quindi a volte alcune malizie, alcune infatti, e quindi diciamo che dopo avevo capito che era troppo rischioso. Nel 2009 una serie di cadute, una serie di, appunto, di sfortune, poi anche perché mi ero anche sinceramente non stufato, però avevo anche voglia di cambiare, grazie a un mio amico che saluto, Pozzo Gordon, che lui è un grande amico, è un ottimo atleta, perché anche lui ciclista, podista, mi cominciava a infarinare questa cosa del podismo, che lui ogni tanto faceva qualche gara serale che si divertiva. Allora, grazie anche a lui che ho provato ad andare a correre, abbiamo fatto qualche corsa insieme, e poi mi sono appunto innamorato di questo sport. Anche se ti dico, probabilmente ce l'avevo già nel sangue, perché io da ragazzino, se facevo qualche gara così a scuola, vincevo, se facevo qualche allenamento in palestra, arrivavo sempre tra i primi, però non mi piaceva correre. Questo, anche quando c'erano gli allenamenti di calcio, che bisognava fare la corsa di riscaldamento, ero uno di quelli che cercava sempre. Tirava il gruppo. Sì. Però cercavo sempre di evitare, quindi non avrei mai pensato poi di un giorno di arrivare a correre. La prima gara, te la ricordi? C'è qualche aneddoto che ci vuoi dire sulla tua prima gara podistica? Qual è stata? Vabbè, la mia gara podistica, la prima, da pazzo, è stata la Bieloropa. Ecco, vogliamo magari per chi non è della zona descrivere che gara, perché non è proprio una gara piatta, no? Direi di no. Vabbè, la Bieloropa è una gara in salita, quindi si parte da Biella e si arriva al Santuario di Europa, sono poco più di 12 chilometri e ci sono alcune pendenze severe, ad esempio in zona Favaro, dove le pendenze superano abbondantemente il 10%. È una gara storica che organizza Claudio Piana, e è una bellissima gara dove tantissimi atleti fortissimi hanno partecipato, tra cui Valeria Strano, a farti dei nomi, tantissimi grandissimi atleti, no? E quindi diciamo che la mia prima gara è stata questa, così mi sono iscritto a una società biellese, all'Atletica Candelo, e al lunedì o al martedì di inizio settimana, il sabato c'era la Bieloropa. Io vado dal mio presidente e gli dico: guarda, io voglio provare a fare questa gara. E mi dice: ma Stefano, guarda, sei pazzo, cioè tu non hai mai corso in vita tua, hai fatto qualche allenamento, vuoi mica iniziare facendo la Bieloropa, che è una delle gare più dure
no, che ci sono nel biellese, ma ti rendi conto cosa... Io, vabbè, ma dai, sono poi solo 12 chilometri, sono abituato a farne 100-150 in bicicletta, dov'è il problema, no? Guarda che non è la stessa cosa. Vabbè, io, testa dura, ho detto, no, voglio farla. Allora, lui in tutta fretta mi tessera, mi scrive, mi dà la maglietta, i pantaloncini, e io non avevo neanche le scarpe. Quindi avevo un paio di scarpe, delle All-Star vecchissime, da ginnastica. Io mi presento il sabato con queste scarpacce mezze rotte, non sapevo neanche come mettere il pettorale, cioè, ma meno male che c'era questo mio amico Pozzo Goro che mi dava dei consigli, no? Ma io vedevo che rideva sotto i baffi perché diceva questo non arriva neanche al terzo chilometro, e niente, boh, allora vedevo gli altri che erano tutti attrezzati, no? Con l'orologio e scarpe che erano completamente diverse dalle mie, e come si scaldavano, io ero un po' un pesce fuor d'acqua, e niente, inizia la gara, io parto, e siccome arrivando dal ciclismo io ho in mente, no, di nel ciclismo si parte, si cerca subito di entrare nella fuga, no? Allora io sono partito con la BL Europa, c'era il gruppo di atleti fortissimi, tra cui c'erano anche diversi marocchini che insomma hanno formato questo gruppetto di testa, io mi sono infilato dentro, no? Ah, sei andato in fuga subito? Sì. Immaginate voi, che non sapevo neanche cosa voleva dire correre a 3-30 km, mi sono infilato dentro, e dopo 500 metri, dopo la prima curva, ho cominciato insomma a avere qualche piccolo svarione, sono rientrato un po' nella pancia del gruppo, però insomma mi sono accodato, sono salito e praticamente sono arrivato ad Europa senza quasi neanche rendermene conto. Mi ricordo una gran fatica gli ultimi 2 chilometri, avevo un male alla milza pazzesco, però sono riuscito ad arrivare senza smettere di correre, non ho mai camminato, sono arrivato al traguardo appunto senza neanche rendermene conto, contento, felice, ma non sapendo neanche che posizione, il tempo, perché non avevo neanche l'orologio, no? E alla fine ho concluso la gara in 1 ora e 2 minuti, che comunque penso per una prima esperienza non era neanche un brutto tempo. La cosa più bella che il mio amico Gordon che mi viene a dire: ah, bravo Stefano, sei arrivato. E io: sì, sono arrivato già da un po'. Beh, da un po', dai, sono arrivato adesso, io sono arrivato anch'io 2 minuti fa. Alla fine abbiamo scoperto che lui era arrivato dietro di me, no? E dopo lì me ne ha detto di tutti i colori. Non è possibile, io che ti porto a correre per la prima volta e mi arrivi anche davanti. Insomma, è stato... E poi da lì diciamo che ho cominciato, ecco, ho capito che... ad avvicinarti. Sì, che mi piaceva, ho cominciato ad allenarmi un po' più seriamente, però logicamente sono arrivati subito gli infortuni, perché io ho cominciato subito ad esagerare con i chilometri, proprio perché arrivando dal ciclismo avevo un'altra mentalità. Secondo me dovevo fare tanti chilometri per allenarmi, invece poi non è così proprio, no? Nel podismo, più chilometri fai, più il rischio di farsi male è alto. Io avevo una muscolatura che non era ancora pronta per questo tipo di sport, e quindi il primo anno è stato duro. Sì. Senti Ste, io fra l'altro vedo che qui ti saluta ad esempio anche Riccardo Blasi, dice: che emozione vederti, la 6 ore Coratina, campione sì. Unico, quindi grande ci Riccardo. Ci sono tanti, anche Carlo Esposito ti saluta, Gianluca Chiesa, poi dopo sto raccogliendo un po' le domande, poi dopo sì. Cerchiamo di farle tutte se abbiamo tempo. Volevo chiederti, inizia il tuo percorso podistico, iniziano le prime gare eccetera eccetera, e inizia anche la tua collaborazione tecnica con colei che è stata la tua allenatrice per tanti anni fino alla fine del 2018, che è Clelia Zola, che è un tecnico molto conosciuto in Piemonte e non solo, e che ti ha portato poi ad avere i tuoi primi ottimi risultati. Ecco, ti chiedo il ruolo che ha avuto Clelia nella tua crescita agonistica di quegli anni. Beh, sicuramente è stata colei che mi ha insegnato a correre, mi ha insegnato ad allenarmi, e io devo molto a Clelia, perché tutto quello che ho fatto fino a inizio 2019, ma anche dopo, perché non è che un allenatore, no? Tutto quello che ha dato
ti rimane per sempre. Quindi io tutto quello che ho imparato da lei durante il periodo che mi ha allenato, che sono stati tanti anni, me lo porto dentro, lo conservo e è stata una parte, una pedina fondamentale. Sicuramente, Clelia poi, vabbè, è conosciuta da tutti, è una delle allenatrici più importanti d'Italia, è più brava assolutamente, infatti allena anche Valeria Rofino e sappiamo tutti il suo valore. Certo, certo. Senti, intanto ci saluta anche un altro grande atleta, Romualdo Pisano, grande ultramaratoneta, protagonista di varie sei ore, certo. Con noi anche lui questa sera, lo salutiamo. Senti, il Puma, dove arriva? Quando nasce? Da che cosa è dovuto questo soprannome? Allora, il Puma diciamo che è un soprannome che mi ha dato un mio grande amico che è Fabio Lovisetto, detto il Bambola. Con Fabio abbiamo condiviso tanti i primi anni, abbiamo girato tutto il nord Italia a correre insieme, c'è appuntamento fisso ogni domenica al Mercatone 1 di Biella, ci trovavamo il mattino, pioggia, neve, caldo, freddo e siamo andati insomma a correre un po' dappertutto. Io ero un po' quello che cercava le gare, ecco, io cercavo le gare in giro per il nord Italia, perché comunque ci è sempre piaciuto girare, no? Anche fare con nuove esperienze, siamo andati un po' dappertutto. Prima all'inizio ci facevamo gare brevi, gare corte, e quindi no, ci piaceva andare a cercarci anche gare strane, anche gare lontane, poi facevamo un po' di tutto, gare in montagna, cross, insomma un po' di tutto. E il soprannome nasce perché i primi anni ho avuto la fortuna di essere sponsorizzato dalla Puma e quindi avevo, ecco, sempre questo Puma un po' stampato sul petto, ma poi diciamo è stata la prima mezza maratona che io ho fatto, che ho vinto, è una mezza maratona che adesso purtroppo non fanno più perché era molto bella, Carpignano-Sesia, era periodo dell'epifania, quindi il 6 gennaio. Provincia di Novara, se non sbaglio. Novara, quindi tutta nei sentieri, fuori strada, lungo i sentieri, lungo il Sesia, quel fiume Sesia, e quindi era una gara molto bella, molto allenante, che era molto partecipata. E io ho fatto questa mezza maratona, siamo rimasti in due nel finale, poi sono riuscito a staccare il ragazzo che era con me, adesso non mi ricordo neanche più chi fosse, sono passati tanti anni, e niente, allora lui mi diceva, ah cavoli, hai tenuto lì fino alla fine, poi sei andato via e hai dato la zampata finale come il Puma, ecco, da lì ho cominciato a chiamarmi sempre il Puma, poi tutti hanno cominciato a chiamarmi il Puma per questa cosa di scattare nel finale, provare la volata, e è diventato un po' il mio soprannome, che adesso ormai tutti... Un po' un marchio di fabbrica, sì, diciamo. Sì. Senti, maratone e poi ultramaratone. Inizi tante maratone, tante gare di lunga distanza. Qual è la molla che ti ha fatto scegliere la lunga distanza? Quando hai capito che quello era l'ambito in cui tu potevi eccellere? Ma secondo me è sempre una cosa un po' legata appunto al ciclismo, no? Perché il ciclismo sono da fare tanti chilometri. Io quando sono arrivato nel podismo vedevo sì le gare brevi, le gare corte mi piacevano, la mezza maratona, però vedevo ogni tanto la gara storica, no? Il passatore che facevano sempre vedere su Rai Sport di questo personaggio. Grande Giorgio Calcaterra, intanto saluto, che vinceva sempre tutti gli anni questo passatore. Io da lì, ecco, mi sono un po' innamorato di questa più che di questa gara, di questa distanza, ecco, perché di una gara ti puoi innamorare solo quando magari la corri, no? La fai, certo. E la fai, la porti a termine, o comunque cerchi di farla e portarla a termine. Io la vedevo in televisione, non sapevo nemmeno minimamente che percorso fosse, sapevo che partiva da Firenze, arrivava a Faenza, ma quello che era impressionante è vedere le immagini, no, della partenza di Firenze col sole, poi arrivavano che era notte, insomma era un po' una cosa che mi ha sempre attirato. E poi niente, ho cominciato
a provare a fare qualche lungo, però vedevo che non ce n'era, cioè facevo sempre una fatica immane, perché non è così scontato, no? Che uno che può fare la maratona in 2 ore e 30 poi possa fare una grande 100 km o una 6 ore, ecco, non è proprio così. Infatti tanti atleti, anche molto forti in maratona, che hanno provato a fare una 6 ore, 100 km, appunto, non è così scontato. E niente, però avevo questo pallino di provare, ho detto, ma secondo me ce la posso fare, penso di avere la testa, poi invece la testa non ce l'avevo, però ho iniziato, ho provato e tante sono andate male, perché, e tante andranno ancora male, ma male non vuol dire, ma tanti sono, a volte vengono, queste gare non si riescono a portare a termine per diversi fattori, non è detto che non vengano portate a termine perché non ci si è allenati o perché è talmente una gara da 100 km piuttosto che una 6 ore particolare, dura, che bastano delle piccole contrattempi che ti capitano in una gara lunga come una 100 km che può rovinarti. Senti, tu hai corso la tua prima 100 km, se non sbaglio, nel 2014 a Seregno, sì, chiudendo con un tempo, con un buon tempo, di 8 ore 16 circa, niente a che vedere poi col tuo personale che è stato ottenuto sempre a Seregno 3 anni dopo, di 7 ore 17, che è un tempo di assoluto rilievo che ti pone, diciamo, tra i più grandi a livello italiano, certamente di questa specialità. Che cosa ti ricordi di quella prima 100 km? Sappiamo che adesso, se non sbaglio, la 100 km di Seregno non si fa più, ma era un percorso di 20 km da ripetere 5 volte, se non sbaglio. Sì. Che cosa ti ricordi di quella gara? Cioè, quando uno parte e pensa ho davanti 100 km, che sensazioni hai? Che cosa pensi? Non bisogna pensarlo, perché se tu pensi che ti mancano ancora 100 km da fare... a volte tanti pensano ho solo 99 chilometri che mi rimangono da fare, dipende, ecco, da come la si vuole interpretare. A parte gli scherzi, la 100 chilometri è una gara che bisogna prepararla, perché sennò difficilmente la porti a termine, a meno che si voglia portare a termine in 20 ore, allora no, è un altro discorso, ma parliamo insomma di uno che cerca di portare a casa un risultato. La 100 km di Seregno, la mia prima 100 km, è stata un'emozione unica. Una delle cose belle che mi ricordo è che avevo tutta la squadra al mio fianco, quindi correvo per l'Atletica Gaglianico, avevo Alberto Cappio, che è il presidente storico della società, più insomma tutti i miei amici, mia moglie, mie figlie, insomma erano tutti al mio fianco. E Fabio Lovisetto con la sua compagna, che erano posizionati ognuno ogni tot chilometri per darmi servizio. C'era Alessandro Zingarelli, che figurati, era il compleanno di sua figlia quel giorno, e lui per seguire, aiutare me, è venuto alla 100 km di Seregno. Questa è una cosa, insomma, che fanno un grande gesto anche, di amicizia, certo. L'importanza, ecco, dell'amicizia e della squadra, no, in quel frangente. E poi un altro valore aggiunto che avevo era comunque Clelia, che è venuta alla gara e mi seguiva in bicicletta. E grazie soprattutto anche a lei che sono riuscito a portarla a termine, perché gli ultimi 20 chilometri è stato un calvario unico. Ci sono stati dei momenti che addirittura vedevo completamente blu, e gli dicevo a lei, Clelia, vedo blu, e lei, no, guarda avanti. E poi una cosa che io quando la racconto, ma ridono un po' tutti, anche se Clelia non lo sa, ma io la sentivo. Approfittiamo adesso per dirglielo, allora. Approfittiamo adesso per dirglielo, io negli ultimi chilometri, Clelia ogni 30 secondi riceveva una telefonata. E io mi ricordo che lei rispondeva al telefono e mi diceva, no, Stefano, vai, stai correndo benissimo, stai ancora correndo in assetto, bravo, così, guarda, dai, che manca poco, abbiamo finito, vai così che stai correndo benissimo. E poi con quello diceva, no, è morto, non va più avanti, non sta più in piedi, si trascina, bravo Stefano, continua così, bravo. Ecco, queste sono state quelle cose, insomma, che un po' mi hanno aiutato a
concludere la gara, a portarla a termine e a vincere il campionato italiano di categoria, perché quell'anno era campionato italiano ed ero riuscito comunque a portare a casa un titolo italiano, insomma, la mia prima esperienza. Non è male. No. Senti, venendo alle 100 chilometri, adesso voglio farti una domanda un po' cattiva, però mi scuserai perché, ma non è che deve essere cattiva così, è perché molto spesso chi corre magari al mio livello guarda i campioni come te, come un modello, un punto di riferimento. Magari nella nostra idea pensiamo che quelli come te non abbiano mai un momento di crisi, non abbiano mai un momento in cui la gara va male, eccetera eccetera. Io so che tu hai vinto 200 chilometri delle Alpi, che è un po' la tua 100 chilometri, no, se vogliamo, però c'è anche stata una 100 chilometri delle Alpi nel 2017, che non sbaglio, che è stata, diciamo, sede di un ritiro doloroso, quasi clamoroso, no? Sì. Io ti chiedo di raccontare un po' quella gara, anche se so che non ti piace, me lo perdonerai. Io vedi, speravo che mi facevi raccontare le vittorie, invece mi fai raccontare... dopo la diretta, se vedo che non mi rispondi più al telefono, so perché. No, quindi... ci mancherebbe, guarda, io... No, perché so che quella gara è stata particolare, però vorrei che mi dicessi qualcosa tu alle persone che non la conoscono. Sì, ma guarda, quando va male una 100 chilometri, io più delle volte mi sono sempre rimasto deluso, ma non per me stesso, perché pensavo di aver fatto comunque un torto agli altri, nel senso chi in quel momento mi seguiva, chi aveva investito la giornata intera per seguirmi con la macchina, chi non aveva dormito la notte, no, per seguirmi, tutti i sacrifici, 8 ore in macchina, e poi vedermi ritirare. Ecco, io ho sempre pensato, cavoli, do un dispiacere a tutta la gente, che comunque al mio staff che mi ha seguito, no? Soffrivo più per quello che per me stesso. Quella 100 chilometri lì è stata veramente qualcosa di particolare, perché stavo veramente bene quella giornata, quindi sono partito correndo molto facile, sono stato con i miei compagni d'avventura di testa per metà percorso, dopodiché ho deciso contro i consigli di Clelia, che era comunque continuamente al telefono, perché quella gara... Clelia mi seguiva al telefono e diceva: ecco, stai bene, dove vai? Dato, non ce ne frega niente di fare un grande tempo oggi, noi dobbiamo portare a casa una vittoria. Anche perché al 100 km delle Alpi, insomma, fare il tempo non è così facile, quindi l'importante è portare a casa una vittoria con un discreto tempo. Quindi lei sapeva che io stavo molto bene, stavo gestendo la gara bene. Al 50° chilometro io ho cominciato ad aumentare la velocità. E lei mi diceva: no, stai lì, dove vai? Tanto, perché devi staccare gli avversari? E io non l'ho ascoltata, pensando: guarda, però gli faccio un bel regalo, magari vinco con un grande tempo, no? Perché comunque mi sentivo molto bene, quindi ho provato ad aumentare il ritmo. Questa cosa poi l'ho pagata cara, perché quando sono arrivato in circa intorno all'80° chilometro, mi sono proprio accorto da un minuto all'altro che le energie erano completamente finite. Cioè, non riuscivo veramente a mettere più un piede davanti all'altro, e ho cominciato a rallentare e ho cominciato a camminare. Pensa che all'80° chilometro avevo più di un'ora di vantaggio sul secondo. Quindi uno può dire: ma cavoli, all'80° chilometro hai più di un'ora di vantaggio, cammini, arrivi all'arrivo e vinci lo stesso la gara. Ecco, io ero talmente devastato, talmente provato, privo di energie, privo di forze, che veramente non riuscivo neanche a camminare, quindi neanche a mettere un piede davanti all'altro. C'era una ragazza, una mia amica, che è una fisioterapista, che ha provato anche a farmi dei massaggi, ha provato no, a darmi una mano in tutti i modi. C'erano dei miei amici che cercavano di spronarmi, che, insomma, di Clelia che mi urlava, che usciva dalla cornetta del telefono, no, gridando: dai, dai, vai avanti, e niente da fare. Mi sono fermato all'85° chilometro,
più di un'ora di vantaggio e sono stato lì ad attendere che passavano gli avversari, li ho applauditi, anche loro increduli quando mi hanno guardato, che erano ormai convinti di fare secondo e terzo, no? E mi hanno visto lì a terra, come dire, ma cosa è successo? Sta male, è impossibile che, no? Che si ferma in quel modo, eppure questa è la 100 chilometri e non ti perdona. La 100 km non ti perdona, quindi il discorso la testa, basta la testa, quando le gambe non ne hanno più, non ne hanno più. Infatti, tanti dicono, ma perché ci vuole la testa, a volte vai avanti solo con la testa. Sì, la testa, io dico sempre, la testa in una 100 km, una 6 ore serve, ma solo se funzionano le gambe, perché se tu puoi avere tutta la testa che vuoi, ma se le gambe, i tuoi muscoli, hai esaurito tutte le forze e le energie, magari perché hai sbagliato qualcosa, magari perché non ti sei alimentato bene, insomma ci sono tantissime cose che possono succedere, tu puoi avere una testa quadrata ma difficilmente riesci ad arrivare all'arrivo. Ecco, vorrei interrompere un attimo un po' la mia scaletta delle domande per magari fare una domanda, intanto c'è più di una persona che ti saluta Marco Ferrari e si augura di fare un grande passatore insieme a te grande, il prossimo anno. Grande campione Marco. Grande campione Marco Ferrari, un ottimo maratoneta e ultramaratoneta anche. E tanta gente si sta proponendo per accompagnarti il prossimo anno al passatore, quindi diciamo che stiamo avendo un ottimo successo. E ti faccio una domanda. Che ci ha fatto prima un nostro amico Gianluca, ti chiede qual è la gara che tu consigli ad un maratoneta che voglia per la prima volta affacciarsi al panorama delle ultra. Cioè, se tu dovessi indicare una gara, una ultra tra tutte quelle che hai fatto, magari non una 100 chilometri, perché passare di botto, non sono tutti il Puma che passano di botto dalla 42 alla 100, ma una gara che ti è rimasta impressa, qualcosa che consiglieresti? Ma guarda, io le ultramaratone, diciamo che le amo tutte, ma veramente, ma perché in Italia abbiamo, secondo me, delle gare bellissime e organizzate benissimo, chi più chi meno, ma comunque sono organizzate bene, quindi potrei consigliargli tutte le gare che ho fatto. Ma diciamo, parlando strettamente in modo tecnico, allora un maratoneta che voglia avvicinarsi all'ultramaratona, secondo me dovrebbe Senti, fare. ti blocco un attimo, vedo qualcuno che spunta alla tua destra, vuoi farci salutare da qualcuno? Sì, forse è questa è Ciao Sveva. Sveva. E no, ho visto che era un po' che Sì, premeva, quindi. è arrivata perché e niente, guarda, io consiglio assolutamente di non cercare qualche gara in particolare, ma secondo me dovrebbe provare a fare una 6 ore. Ok. Fare una 6 ore perché è il modo migliore, secondo me, per approcciare alle ultramaratone, perché una 6 ore diciamo che ti permette di correre comunque per lungo tempo, di superare la soglia dei 42 km in ogni caso, e però ti permette anche di stare tranquillo mentalmente perché è un circuito e quindi in qualsiasi momento il tuo fisico ti dice basta, tu ti puoi fermare, quindi poi dopo 4 ore non ce la fai più, hai male dappertutto, hai crampi, ti fermi e comunque sei arrivato a coprire la distanza magari di 50 km o anche solo appunto aver corso, stare sulle gambe per 4 ore. Secondo me è la cosa migliore perché una 50 km alla fine non è che si dissocia più di tanto dalla maratona e quindi è un Certo. ultra, ma insomma. Non è proprio un ultra, io la 50 km io la considero ancora una gara veloce. Poi sì, ci sono delle gare come ad esempio la Scorrendo con il Liri, che sono 65 km, la Sorrento Positano, gare anche paesaggisticamente bellissime. Però ecco, secondo me un maratoneta che vuole provare a fare una 100 km deve per forza provare a passare per una 6 ore. Questo è il mio Le consiglio. 6 ore, ricordiamo appunto, sono
sono gare a circuito, magari su circuiti anche molto brevi di un chilometro, un chilometro e mezzo, che tu devi percorrere per 6 ore. E tu sei uno specialista di questo tipo di gara. Sì, io diciamo che la mia gara preferita è la 6 ore, quindi io ne ho fatte, mi pare, 17, ne ho vinte 15, però al di là delle vittorie, perché certo, non è quello l'importante, cioè, vabbè, fa sempre piacere vincere, però certo, io dico sempre, vincere una 6 ore è importante, però è importante il chilometraggio poi che si fa alla fine, perché uno può anche fare 85 chilometri e fare quarto, però hai fatto comunque un'ottima prestazione, quindi ecco, al di là di vincere una 6 ore, le 6 ore si possono vincere anche con 60 chilometri, no? Dipende sempre dal livello degli atleti, ecco, quindi è un po' come una 100 chilometri, vincere una 100 chilometri in 9 ore non è come vincere una 100 chilometri in 7 ore. Ecco, la 6 ore è una scuola di ultramaratona, secondo me. Perché questa è una bella definizione. Questa è una bella definizione. Perché impari a gestirti, puoi imparare ad alimentarti, che è la cosa fondamentale di un'ultramaratona, puoi imparare a gestire appunto la stanchezza, la fatica, e non c'è non hai quell'ansia di rimanere a metà gara, perché poi secondo me tanti che fanno una 100 km rimangono fermi al 70° chilometro perché non hanno più, hanno poi un brutto ricordo, no? Di questa cosa, e magari non ci provano più. Invece una 6 ore, uno dice, vabbè, io parto, corro, non c'è un arrivo, cerco di correre il più possibile, se non ne ho più, come mi va? Fermo, sto fermo mezz'ora, poi riparto, insomma, è una scuola, è una palestra per la... E c'è anche forse un bel clima, no, in questo tipo di gara, anche un clima, non c'è quell'agonismo spinto, se non sbaglio, io non l'ho mai fatta, però sentendo i tuoi racconti, i racconti di altri, eccetera... Sì, diciamo che il clima è un clima festoso, è un clima, magari è anche certo il clima gioioso e festoso, proprio perché si sa la fatica che si farà, e quindi tutti cercano, insomma, di essere un po', prenderlo un po' sul ridere, un po' sull'allegro. Infatti vedi, nelle 6 ore, specialmente l'ultima ora, si sentono cori di gente che canta, di gente che poi è più ferma e risori che altro, però è comunque sempre un clima veramente, veramente bello. Ecco, lì fa apprezzare veramente lo sport, che anche se si fa fatica, comunque c'è sempre gente in quell'ambiente delle ultramaratone, che è un ambiente, secondo me, bellissimo, dove sì, c'è agonismo, ma c'è anche tanta amicizia e ci si può divertire. E poi anche tu hai provato a fare qualche ultramaratona e penso che ti sia piaciuta, e penso che anche tu la pensi. Sì, assolutamente. Poi, non ho ancora... Io mi sono fermato a 50, però per me è già... è lei. Mentre tu la consideri veloce, per me è quasi... è lunghissima. Quindi è una questione di prospettive, però sì, sicuramente vorrei provarla in futuro, una 6 ore. Anzi, avrei dovuto provarla, speriamo di poterlo fare presto. Senti, Ste, ne approfitto un attimo per farti... visto che tu hai accennato all'importanza del l'alimentazione, visto che è una cosa che interessa molti, se puoi dire tu in una 6 ore, fatto salvo che poi non siamo tutti uguali, ciascuno ha il suo fisico, le cose si devono provare, eccetera eccetera, però che accorgimenti hai avuto modo di adottare nel corso degli anni, prima, quindi l'alimentazione prima di una gara lunga come la 6 ore o la 100 km, e poi durante, se puoi dire qualcosa, dare qualche consiglio o qualche indicazione su questo. Ma sì, guarda, diciamo che l'alimentazione è appunto importantissima, però bisogna imparare ad alimentarsi durante gli allenamenti. Dobbiamo partire dal presupposto che non siamo tutti uguali, e quindi che quello che posso fare io, dire io, magari si può provare, ecco, ma non è così scontato che possa poi funzionare anche per altri. E, ad esempio, io ho in una 6 ore che ho fatto al Parco delle Cascine a Firenze, dove ero andato fortissimo, perché mi ricordo che correvo l'ultima ora a 3:30 al chilometro, quindi insomma una prestazione, insomma, che una giornata di quelle da ricordare. E quindi mi ero segnato tutto, di cosa avevo preso durante la gara, prima e durante la gara. Questo ho provato a rifarlo, tutte le stesse cose identiche al passatore,
ed invece lì è andata malissimo, perché nonostante avessi provato, avessi fatto le stesse cose, quindi lo stesso pranzo, gli stessi accorgimenti durante la gara, sono arrivato al 60° chilometro che non avevo più energie. Quindi non, a volte anche la giornata, oppure certo, come siamo noi, che fa. Ecco. Però a parte quello, diciamo che io durante una 6 ore cosa faccio? Le prime ore logicamente cerco di non mangiare, non bere più di tanto. Parto già comunque con lo stomaco abbastanza leggero, quindi non sono uno che si abbuffa prima della gara. A me piace correre appunto con lo stomaco abbastanza vuoto, proprio per questa sensazione di, mi piace correre leggero, ecco, sentire questa sensazione di leggerezza nello stomaco. E quindi io 3 ore prima di una 6 ore mangio 80-90 grammi di riso bianco, non integrale, perché l'integrale integrale nei giorni prima, perché è più difficile insomma da digerire, no? Quindi 80-90 grammi di riso bianco 3 ore prima della gara, poi io parto. Le prime ore bevo solo dell'acqua, magari le prime 2 ore, 2 ore e mezza, poi durante la gara cosa faccio? Mangio dei piccoli pezzettini di barretta energetica, quindi solida, li tengo, me li faccio passare durante le 6 ore da chi mi fa assistenza. L'importante è mangiare poco, perché per non far partire la digestione, perché facendo partire la digestione andremo a rubare sangue ai muscoli, e quindi questo non deve succedere. Però mangiando delle piccole porzioncine si riesce a tenere comunque delle calorie e tenere il livello calorico abbastanza alto, e si spera appunto di tenere l'energia per quello che serve per concludere la gara. Quindi, nel finale uso dei gel come tutti, ogni 30-40 minuti, però anche lì dipende sempre poi anche dal clima, se fa caldo, se fa freddo, e da come sto, perché a volte magari nell'ultima ora sento che non ho bisogno di niente e non vado ad appesantirmi con barrette o con gel, però ecco, quindi mi mangiare poco. Ecco, mi pare di poter capire questo, perché c'è, diciamo, magari tra chi si avvicina per le prime volte alle gare di lunga distanza, c'è l'idea di mangiare tanto prima, anche solo di una maratona, di mangiare, abbuffarsi a colazione, poi cominciare subito con i gel, con le barrette energetiche, eccetera. E questo poi magari può portare degli scompensi durante la gara, credo. Io vedo anche a volte atleti alla partenza di una maratona, di una 6 ore, che prendono i gel prima sulla riga di partenza. Ecco, secondo me quello è molto, cioè, sbagliato, perché comunque... rischioso come approccio, sì, si fa alzare la glicemia alla partenza di una gara, cioè non è, secondo me non è il male. Poi magari con glicemia io lo faccio sempre, mi trovo bene. Quindi poi c'è anche chi, come Diego ci dice, quindi niente bagna cauda. Magari dopo la gara ci facciamo la bagna cauda, per chi non fosse del Piemonte, un piatto tipico, quindi non un piatto dietetico da poter mangiare prima di una gara. Senti Ste, veniamo un attimo un po' all'attualità, quindi a quello che è successo negli ultimi 2 anni. Magari chi ci segue dall'inizio ha notato che abbiamo parlato tanto di ultramaratone, di grandi risultati, e il passatore invece è diciamo una gara che fino a questo momento per te è sempre stata un po' stregata, perché se non sbaglio le tue partecipazioni non sono mai andate bene fino ad ora, corretto? Sì. Diciamo che un po', io ho partecipato 3 volte al passatore e tutte e 3 le volte mi sono ritirato. La prima volta probabilmente è andata male, perché non ero preparato per quello che avevo in mente io. Ecco, la testa mi diceva che potevo arrivare a fare un buon tempo, una buona posizione, ma le gambe, il fisico non era adeguatamente allenato per una gara del genere, perché è vero che io alcune 100 km le ho vinte e le ho portate a termine, ma la 100 km del passatore è particolare, non tanto per la durezza del percorso, è vero che è una gara dura, ma ci sono tanti fattori che fanno sì che il passatore sia una gara
per pochi, cioè per chi vuole fare comunque, per pochi nel senso per chi vuole fare un tempo rilevante, certo, rilevante, per la gara di testa, certo, con ambizioni di vittoria. Sicuramente certo. È una delle 100 km dove ha il maggior numero di gente che arriva al traguardo, indubbiamente, però per fare un tempo di un certo livello bisogna avere una preparazione non da poco. Perché? Perché si parte alle 3 del pomeriggio e quindi già un orario di partenza atipico. Noi siamo abituati a partire al maratone, insomma, magari al mattino o comunque nella prima parte della giornata e non alle 3 del pomeriggio. È una gara che si parte, che quasi sempre si parte con temperature altissime, che superano comunque 30 gradi. Ecco, ricordiamo per chi non fosse, diciamo, del mestiere, che il Passatore è una gara che si svolge l'ultima settimana di maggio, se non sbaglio. In maggio parte dal centro di Firenze. Allora, c'è un livello di tensione comunque altissimo, perché di solito uno è la gara dell'anno, prepara il Passatore perché è la gara obiettivo dell'anno, no? Per gli ultramaratoneti che cercano di fare un buon... Poi si parte con atleti d'altissimo livello, perché i migliori ultramaratoneti, diciamo, al mondo, almeno al mondo, magari non ci sono gli asiatici, però tutti i più forti cercano di fare il Passatore, perché comunque è una gara prestigiosa. E quindi ti trovi comunque a lottare con degli atleti d'altissimo livello, italiani e stranieri. Appunto il caldo, poi c'è il passo della Colla, che comunque è una salita dura, emozionante, però quando tu scollini sei al 50° chilometro. È vero che sulla Colla c'è un tifo quasi da Giro d'Italia, è vera questa cosa? Da Tour de France. Da Tour de France addirittura. Comunque c'è emozionante, perché l'ultimo chilometro del passo della Colla c'è talmente tanta gente che ti urla, che ti fa il tifo, che fischia campane, ci sono i fumogeni, cioè veramente una cosa emozionante davvero, ecco. Però cosa succede? Che quei 2 chilometri lì la gente ti spinge a scollinare, ma quando tu scollini sei al 48° chilometro, hai già fatto 2 salite, che è Fiesole, la prima parte, e poi appunto il passo della Colla. Fino lì hai tirato come un dannato, spinto dall'euforia, spinto dalla forma, che comunque magari ti sei preparato bene, quindi sei allenato, e 50 chilometri volano via. Però tu scollini e sono già magari le 7 di sera in cima al passo della Colla, sei partito con 30 gradi e poi magari in cima ti trovi 15 gradi, inizi ad andare giù in discesa, cominci a sentire il vento contro, il freddo, ti trovi da solo, perché poi giù sparisce tutto, non c'è più nessuno, nessuna persona, perché sei nella discesa della Colla e quindi fino sotto a valle non trovi più nessuno. Lì ti prende un po' lo sconforto se cominci a sentire la stanchezza, ed è infatti un punto dove poi la maggior parte degli atleti di livello si ritira, è tra il 60° e il 75° chilometro. E io lì tutti e 3 gli anni sono andato in difficoltà e mi sono dovuto ritirare. Ecco, quindi a parte il primo anno che non ero preparato, gli altri 2 anni che insomma stavo meglio, qualcosa, ed è sempre, diciamo, io non dico andata male, perché comunque ho sempre portato a casa un'esperienza. Certo. E prima o poi magari riuscirò ad arrivare a Faenza. Lo speriamo tutti, ovviamente. Proprio nel tentativo di arrivare a Faenza, di non lasciare niente di intentato, all'inizio del 2019 c'è stato addirittura un cambio di guida tecnica. Sì. Diciamo, ti sei separato consensualmente con Clelia e è entrato a far parte, purtroppo per poco tempo della tua vita, un altro allenatore, no? Sì. È successo che l'anno scorso, nel 2019, a inizio anno, dopo la maratona di Crevalcore, ho conosciuto il grandissimo Vito Melito, che lui, insomma, il Passatore l'ha vinto, è stato campione del mondo sulla 100 chilometri, e parlando così dopo la maratona di Crevalcore, lui mi ha detto: ma secondo me, se tu ti allenassi in un altro modo, comunque provassi a fare degli allenamenti che facevo io, non lo so perché, ma io penso che tu potresti fare un ottimo risultato.
Allora la cosa è nata un po' così, dopo mi ha richiamato qualche giorno dopo e mi ha detto ma vuoi provare, insomma, seguire un po' quello che ho fatto io, vado a riprendere insomma i miei allenamenti e proviamo a fare questa cosa, proviamo ad allenarci insieme fino a maggio e vediamo cosa succede. E io lì, insomma, diciamo che sono andato un po' in estasi, no? Perché dicevo, cavoli, un atleta del suo livello, con l'esperienza che ha, perché non provare? Perché non provare a seguire, ecco, i suoi allenamenti, provare a fare qualcosa di diverso. Non che con gli allenamenti che facevo prima non mi trovassi bene, però volevo provare, ecco, questa nuova esperienza, magari provare qualcosa che si faceva negli anni 70, negli anni 80, no? Si sa che anni fa andavano anche molto più forti di adesso e questa cosa mi ha un po' entusiasmato e abbiamo provato insieme a costruire. Ed è andata bene, all'inizio è andata bene. Sì, è andata, diciamo che è andata molto bene perché poco dopo 2 mesi che mi allenava Vito Benito con i suoi allenamenti, diciamo, particolari, perché erano allenamenti che io non avevo mai fatto e non avevo neanche idea, no, di provare a fare questi allenamenti, i risultati si sono visti, perché comunque la 6 ore di Lucera, dove a marzo appunto ho fatto il mio personale, l'ho fatto senza praticamente, non dico senza far fatica, però logicamente io ho concluso la gara e non ero affaticato come le altre 6 ore, ero veramente in scioltezza. La Strasimeno poco dopo ho corso 60 km su sterrato, 3,47 di media finali, quindi e per poco anche lì riuscivo a prendere il primo che era andato in crisi, quindi avevo capito che probabilmente c'erano i presupposti per fare finalmente un buon passatore. Poi anche lì non era niente di scontato, perché bisognava correre e farlo, però diciamo che ecco, vedendo gli allenamenti come stavano andando, il mio stato di forma come stava crescendo, probabilmente il 2019 sarebbe stato un anno buono. E poi invece... Poi purtroppo, ti dico, rifarei tutto quello che ho fatto, perché a volte quando succede un infortunio, uno dice, ecco, non avessi fatto quell'allenamento, avessi tirato di meno, e invece io no. Rifarei tutto quello che ho fatto perché mi sembra di non aver sbagliato nulla. Cioè facevo degli allenamenti duri ma avevo anche dei giusti riposi. Purtroppo è venuto, ecco, questa infiammazione alla tibia, un edema osseo, sicuramente dovuto da sovraccarico, ma che secondo me, cioè, comunque io avrei dovuto rischiare per fare un passatore d'alto livello, no? E quindi tornassi indietro farei le stesse cose, perché se non mi fossi allenato così magari non mi sarei infortunato, ma non avrei avuto le possibilità di fare un passatore d'alto livello. Certo. Quindi io ho voluto rischiare e mi è andata male. Mi è andata, certo, male, però ecco, comunque anche lì è stata un'esperienza, perché quello che ho imparato in quei mesi adesso me lo posso portare nel mio bagaglio personale, e quando ci sarà l'occasione di poter tornare a competere in una 100 km, che sia il passatore che siano altre competizioni, secondo me tutto quello che ho imparato e riuscirò a metterlo in campo, spero, ecco, che mi dia i risultati che speravamo, ecco. Anche perché glielo devo a Vito Milito, che poi purtroppo è mancato. Naturalmente a giugno, e quindi so che lui ci teneva tanto a vedermi arrivare a Faenza, e quindi ecco un po' glielo devo anche a lui, come lo devo a tante persone che hanno creduto in me. Senti, maggio non si riesce a fare il passatore, a giugno purtroppo la scomparsa di Vito Melito, un infortunio che non vuole passare, tanti mesi lontano dalle gare, come si sta in quel periodo? Come sta uno che è abituato magari a fare anche 200 km a settimana in allenamento, fermo? Ma guarda, purtroppo quel periodo lì è stato per me uno dei più brutti, perché quando tu vedi che un sogno svanisce da un giorno all'altro e vedi che non c'è modo di recuperare, è pesante. È stata dura, perché anche se cercavo di reagire ma non ce la facevo, perché vedevo che il dolore non passava,
come provavo a correre, mi faceva male, mi dovevo fermare, quindi non vedevo assolutamente via d'uscita. I mesi, le settimane passavano, quindi il passatore si avvicinava e quindi sapevo di stavo perdendo la forma. E quando ho capito che il passatore oramai era andato, è stata dura. Poi è stata dura anche dopo. È stata dura anche dopo perché, nonostante maggio era passato, giugno e luglio e agosto, cioè erano stati tutti mesi che non ho potuto allenarmi perché il dolore non passava, nonostante le cure, nonostante insomma cercando di curarlo nel più possibile, ma un centimetro di edema osseo alla tibia era una cosa terribile, era come avere un pugnale conficcato nella tibia e non mi permetteva di fare assolutamente nulla, facevo fatica anche a camminare. Certo. E poi niente, gli infortuni è inutile, come vengono poi vanno via. Io penso che il 90% degli infortuni si possa curare anche da solo senza ricorrere più di tanto, perché alla fine io ho provato sulla mia pelle, ho speso tantissimi soldi, ho passato tanto tempo a cercare di curarmi, ma alla fine l'unica cosa che ti fa guarire è quasi sempre il tempo, il stare fermi e cercare di fare qualcos'altro e di avere tanta pazienza. Purtroppo per chi fa sport e rimane fermo, l'infortunio è una delle cose più devastanti, una delle cose peggiori. Ma anche perché poi si ripercuote sulla vita personale, perché poi comunque non sei sereno, sei scontroso a casa, si ripercuote sul lavoro, insomma. È tutta una cosa, insomma, che dà fastidio, che gira. Magari a volte gli esterni non riescono a capirlo, no? Mi dicono, ah, vabbè, ma sarà mica la cosa più importante del mondo, la corsa, però ognuno ha le sue cose. Certo, le sue priorità. Chi corre e chi è un runner lo sa, come chi è un ciclista, se gli manca quello, perdi un pezzo della tua vita, un pezzo del tuo modo di essere e non sei capito dagli altri, questo magari ti innervosisce ancora di più, perché non riesci anche a far capire che tu stai soffrendo e magari per gli altri è solo una banalità. Quindi è stata dura, però si ritorna, perché dopo gli infortuni poi di solito si riparte sempre più forti. E tu sei ripartito a fine dell'anno scorso, hai voltato completamente pagina, sei entrato a far parte della squadra dei maratoneti genovesi, presieduta da grande Claudio Vassallo, che è un personaggio conosciuto, il Piemonte, Liguria, appassionato di corse. Saluto il mio presidente Claudio, che so che è un periodo che anche lui è un po' demoralizzato dalla situazione. Certo, perché periodo... Claudio, torneremo presto, dai, a divertirci, perché lui è un appassionato... Certo. È una persona squisita, io lo adoro veramente, perché dico, ci conosciamo da poco, perché sono entrato a far parte di questa squadra dall'inizio 2020, però è una persona fantastica che ho imparato a conoscere appunto in questo periodo. Mi spiace che purtroppo non riusciamo a vederci adesso e fare quello che ci eravamo proposti, però loro mi hanno accolto veramente, mi hanno accolto come se fossi sempre stato con loro, addirittura mi hanno messo a disposizione addirittura un appartamento a Genova di Gianni De Michelis, che saluto, lui e sua moglie, che sono due persone anche loro carinissime dei maratoneti genovesi, che addirittura mi mettono a disposizione appunto questo appartamento quando vado a Genova per correre le gare insieme a loro, e quindi veramente mi hanno accolto. E questo, diciamo, l'ingresso in questo nuovo sodalizio sportivo ha anche segnato il ritorno alla vittoria dopo tanto tempo in maratona, con la vittoria il giorno di San Silvestro del 2019 a Calderara di Reno, e poi anche la maratona di Ragusa il 26 gennaio, che credo, se non sbaglio, forse c'è stata la maratona di San Felice Circeo la settimana dopo e poi basta, poi non c'è stato più nulla perché le gare sono state sospese. Che sapore ha tornare alla vittoria in una maratona dopo tanto tempo? C'è stato un momento che hai detto non ce la faccio, non torno, non... Cosa hai pensato quando hai tagliato quei traguardi? Ma diciamo che con la maratona di San Silvestro
è la seconda volta che partecipavo, quindi conoscevo il percorso. È una maratona che a me piace molto, molto fare, perché comunque gli organizzatori, anche loro, sono sempre molto carini con me e vado volentieri. È un periodo poi, tra l'altro, no, che si pensa poi a festeggiare alla sera, quindi al mattino si fa la levataccia, si va a fare l'ultima corsa dell'anno, con quello spirito. Però poi una volta che si è lì si corre, perché comunque la gara è gara, e quindi non è che perché certo. Il 31 dicembre la prendiamo sotto gamba. Comunque niente, no, diciamo che più che altro è stato il mio ritorno alla prima maratona dopo l'infortunio, e tagliare il traguardo e vincerla, ma più che altro appunto arrivare all'arrivo, più che vincerla, perché io a volte sono più contento, sono contento della vittoria, ma sei contento perché comunque sei riuscito a concludere quella, la maratona dopo l'infortunio, quindi sicuramente ha un valore aggiunto. E Ragusa è stata bella, vero? Ragusa, una bella maratona. Sì, una maratona molto bella, molto dura, perché non è sicuramente una maratona facile, piatta, anzi, però un bel percorso. Poi abbiamo corso in canottiera, anche se era fine gennaio, quindi un altro clima, una maratona molto bella, organizzata molto bene, quindi mi sono divertito. Ho visitato poi anche la Sicilia, che non ero mai stato in Sicilia in vita mia, quindi è stata una bella occasione per vedere, anche se per poco, due giorni, però visitare una città poi bellissima come Ragusa è stata comunque una bella, bella emozione. E dopo Ragusa ovviamente poi c'era in programma tante cose, c'era in programma il passatore, però ci si è dovuti fermare purtroppo per questa pandemia, per questa epidemia di coronavirus in cui ci troviamo in mezzo. Tu in queste settimane hai deciso di non correre, no. È stata una scelta, hai deciso di stare in casa e di non correre, vero? Come ti stai allenando, come stai gestendo questo periodo? Ma non ti dico, sono sereno, anche perché allora all'inizio, un po' come tutti, eravamo proprio presi dal panico, cerchiamo tutti i modi di correre, andiamo magari in alcuni posti dove la gente non c'è, così diamo meno dell'occhio, però perché si pensava che magari poi finisse in breve tempo, no? E quindi tutti noi, certo, non volevamo perdere giustamente la condizione. Certo. Poi invece quando ho visto che le cose invece non erano proprio così, insomma, le cose erano abbastanza gravi, che si sarebbe comunque prolungato per tempo, ho detto ma che senso ha, no, correre? Di più non sono uno di quelli che corre sul balcone o piuttosto che nel cortile, cioè, ma più che altro perché non vedo il senso, l'utilità, no? Certo, perché comunque il ritorno alle gare secondo me per il 2020 non ci sarà, purtroppo, e quindi dico adesso siamo nel mese di aprile, vediamo un attimo cosa succede nel mondo e vediamo, che veramente adesso le cose più importanti sono altre. Poi se dal 4 di maggio o il 10 che sia o metà maggio, insomma, si potrà riprendere gli allenamenti, ricominceremo, tanto per, insomma, perché piace comunque anche correre al di là delle gare, quindi ricominceremo ad allenarci. Invito tutti a usare un po' il buon senso, no? Perché altrimenti poi ci toglieranno anche quello. Certo. Quindi cerchiamo di andare a correre da soli, cerchiamo di andare a correre in posti magari non affollati, chi può, perché poi chi abita nelle grandi città non è che può. È molto complicato, è molto complicato. E cerchiamo solo di non formare questi gruppetti per non dare troppo dell'occhio, perché siamo già appunto stati, siamo nel mirino un po' di tutti. Un po' nell'occhio del ciclone, vero? Un po' perché qualcuno ha esagerato, un po' perché la televisione anche ha esagerato, ha gigantito un po' la cosa, e adesso cerchiamo di usare un po' il buon senso. Un runner è una persona che la testa ce l'ha, magari logico, nella quantità c'è anche qualcuno che non ce l'ha la testa, no? Come poi in tutte le cose, però insomma cerchiamo di usare il buon senso, e quando torneremo a correre, dai, sarà tutto diverso. Però io dico aspettiamo che si possa correre, e tanto non ha senso adesso uccidersi di tapirulan, di rulli. Anch'io ho fatto le prime settimane, ho fatto un po' di ciclette, ho fatto un po' di rulli, ma adesso secondo me non ha senso, dedichiamoci un po' ad altre cose.
Guarda, siamo già a 1:10 di diretta, abbiamo già ampiamente sforato un po' tutti i tempi, i canoni, eccetera. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Mi pare di vedere dalle visualizzazioni che sono stati veramente tanti. Io faccio l'ultima domanda che ho fatto anche agli altri due ospiti che ti hanno preceduto. Dove vai a fare il primo allenamento post-coronavirus? Potendo scegliere che allenamento fai, raccontaci il tuo primo allenamento. Potessi metterti le scarpe e uscire domani mattina, dove vai? Ma guarda, penso proprio che mi farò una bella scalata da Andorno fino su a Bielmonte, perché quello proprio voglia di fare una bella, senza guardare il tempo, senza guardare, tanto sarò sicuramente affaticatissimo, sarò morto perché comunque sono fuori forma, ma chi se ne frega, e ti dico, ho proprio la voglia di farmi una bella salita lunga, di arrivare in cima. C'è Carlo Esposito che ti invita a casa sua a correre la prima volta dopo il Covid. Ah, va bene, ma l'invito è reciproco, e quindi se poi vuole venirmi a trovare lui, lo portiamo a vedere anche le nostre zone. Io nelle sue zone ci sono già stato, quindi invito io lui allora a venire da me. Bene, bene. Senti, Stefano, io ti ringrazio per questa Grazie a voi. bellissima, lunghissima chiacchierata. Spero che sia piaciuta a tutte le persone che ci hanno ascoltato. E niente, ti auguro una buona serata e auguro una buona serata a tutti. Alla prossima con Sportface. Ciao e Grazie, buonanotte a tutti. io Ciao, ringrazio tutti Stefano. quelli che ci hanno seguito e speriamo di rivederci presto sui campi gara. Certamente. Buonanotte a tutti. Ciao.